Scendi in questo momento, scendi per dare l'ascolto della tua parola e scendi su di me perché io sia strumento docile alla tua ispirazione, perché io possa rendere quello che tu dici in maniera umana ma sempre efficace. Cuoci, Signore, la tua parola dentro il mio petto, perché essa possa uscire come dardo, possa colpire e produrre quegli effetti che tu desideri quando mandi la tua parola, e questa parola è destinata a dare effetto e a ritornare a te una volta che ha conseguito l'effetto. Ti prego, Signore, in questo momento manda il tuo spirito multiforme, il tuo spirito di fuoco su questa assemblea e su di me, perché tutto avvenga come è predisposto da te per la gloria tua e per il bene nostro. Del frutto dello spirito, cioè la fedeltà e la continenza, meriterebbero a parte una trattazione, perché della fedeltà c'è tutto un lungo discorso da fare, ma soprattutto della continenza c'è un discorso serio da affrontare nel mondo in cui noi viviamo, e per quanto riguarda la nostra responsabilità. Adesso iniziamo con il frutto della fedeltà, cioè lo Spirito Santo scendendo in noi produce pistis, come si esprime il testo. Pistis, che noi traduciamo fede, ma non è la fede teologica, che è una virtù infusa per cui noi crediamo alla verità rivelata da Dio, per l'autorità di Dio stesso, che non si inganna e non ci può ingannare. È la definizione della virtù della fede. Una fede che può esistere anche nei demoni, come fede non formata, non animata dall'amore, come detto,
i demoni anch'essi credono e tremano. Neanche la fede salvifica, cioè questo credere a Dio, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, coloro che crederanno e saranno battezzati saranno salvi, chi non crederà sarà condannato. Questa è la fede di adesione a Dio, la fede in Dio, ed è la fede salvifica. Non è neanche questa fede che è oggetto del frutto dello Spirito Santo. C'è un'altra fede, fede convinzione, è detto in Paolo, tutto ciò che viene fatto senza fede è peccato. Cioè, tutto ciò che non procede dalla buona coscienza è peccato. Si tratta della convinzione profonda di quello che noi facciamo, soprattutto nei riguardi di Dio, una convinzione profonda. Non è questa la pistis di cui facciamo discorso questa mattina, ma è la fedeltà, frutto dello Spirito Santo in chi crede, frutto meraviglioso che discende da Dio, perché il primo fedele è Dio, la fedeltà è un attributo divino, predicato nelle scritture, cioè Dio è fedele perché è verace, perché è giusto, perché è amore, perché non ci vuole ingannare e ci vuole salvare. Dio è fedele alla parola data, fede alla parola data. Quando Dio dà una parola, mantiene la parola. Questa è la fedeltà. Dio mantiene le promesse. Quando Dio promette, si impegna a dare. Per cui le promesse di Dio non sono come le promesse degli uomini, ma le promesse di Dio impegnano Dio stesso ed Egli compie la promessa. Secondo la promessa fatta ai nostri padri, come canta lì, sia nel Benedictus, sia nel Magnificat, la promessa fatta ai nostri padri. Dio promette il Redentore e mantiene la parola da al momento opportuno, nelle pienezze dei tempi, il Salvatore nato da donna. Per cui è la fedeltà di Dio che abbiamo davanti ai nostri occhi, Dio che mantiene fede alla parola data e per questo è fedele, Dio che mantiene fede alla promessa e per questo dona quanto ha voluto dirci che avrebbe donato. Tutto questo produce fiducia in colui che mantiene la parola, mantiene la promessa. Gesù, Figlio di Dio, venuto in questo mondo e celebrato nelle scritture come testimone fedele. Questo è il titolo che comparisce di lui nell'Apocalisse, testimone fedele. Per cui la fedeltà è attributo divino, attributo di Dio, attributo del Verbo incarnato, dell'agnello immolato,
per la nostra salvezza. Lo Spirito Santo, producendo nell'uomo il suo frutto, riproduce la fedeltà di Dio, riproduce la fedeltà di Cristo. Ed è per questo che il frutto dello Spirito, anche in noi, è fedeltà multiforme. E la fedeltà, come vedremo, ha tante parole date, ha tanti giuramenti fatti, ha tante promesse, ha tanti impegni. Ed è qui che noi incominciamo il nostro discorso sulla fedeltà. Noi ci chiamiamo fedeli appunto perché noi crediamo in Dio. E la prima fedeltà è la fedeltà a Dio. Fedeltà che nasce in noi nel Santo Battesimo, fedeltà a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non ci fermiamo su questa fedeltà perché è scontata. Fedeltà a Dio, piuttosto fedeltà al battesimo, perché nel battesimo che ci siamo tuffati nel Padre, nel Figlio e nello Spirito e abbiamo intrecciato relazioni personali col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Questa grazia battesimale è stata rinnovata in noi nella effusione. Si è rinverdita la grazia battesimale, si sono risvegliati i rapporti personali col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, per cui noi siamo chiamati a mantenere fede a colui che ci ha chiamati. Io credo in colui che mi ha chiamato ed io so a chi mi sono affidato. C'è una fedeltà adesso più specifica ed è la fedeltà a Cristo Signore, con cui noi siamo strettamente uniti mediante la grazia che rivive in noi. Nel suo corpo noi siamo persone vive e lui ci ha dato il Vangelo, per cui la seconda fedeltà non è soltanto la fedeltà al battesimo e cioè al Padre, al Figlio e allo Spirito con i quali abbiamo intrecciato delle relazioni personali, ma è una fedeltà al Vangelo che ci è stato consegnato. Vivere secondo il Vangelo, accettare tutto il Vangelo, non leggere una pagina del Vangelo e godere di quella pagina del Vangelo, ma accettare tutto il Vangelo, accettare Gesù quale si presenta a noi nel Vangelo. Perché la fedeltà, la fede, in questo senso di fedeltà, è accettare Dio dentro di noi, accettarlo come verità della nostra mente, come amore del nostro cuore, come norma della nostra vita. Essere fedeli a Gesù che ci vive, essere fedeli allo Spirito di Gesù che anima tutta la nostra esistenza cristiana. Soprattutto salvaguardare i valori del Vangelo, essere uomini secondo il Vangelo, perché oggi il mondo cristiano ha bisogno di uomini che credono al Vangelo e presentano il Vangelo. Noi, diceva Paolo,
siamo una lettera scritta da Cristo agli uomini. E gli uomini debbono poter leggere questa lettera. Noi siamo un messaggio di Cristo agli uomini, per cui è nella fedeltà alla lettera, nella fedeltà a Cristo, che noi esercitiamo la fedeltà di cui qui facciamo discorso e presentiamo il frutto dello Spirito agli uomini che hanno bisogno di vedere Cristo, di ascoltare Cristo e di mangiare Cristo. Ancora, una terza fedeltà, la fedeltà alla Chiesa, nostra madre. Oggi questa fedeltà viene meno in tanti cosiddetti fedeli. La Chiesa, nostra madre, è guidata dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, come dice Paolo nel commiato dai pastori di Efeso e dei fedeli di Efeso, lo Spirito Santo ha posto i pastori nella Chiesa perché guidano i gregge. E lo Spirito Santo che ha messo il pastore supremo sulla cattedra di Pietro, ha messo i pastori nelle chiese particolari, e noi dobbiamo essere fedeli alla Chiesa nostra madre che ci insegna. Ma anche per Chiesa intendiamo tutto il mistero della Chiesa, che è in Dio, da Dio è disceso in mezzo agli uomini, ci congloba nel suo grembo come madre, ci dà i sacramenti, ci nutre con la parola di Dio, prende cura di noi come una madre prende cura di figli e ci porta verso l'eternità. Dobbiamo essere fedeli alla Chiesa, una fede, una fedeltà che si consuma nel rispetto alla Chiesa, al suo insegnamento, ai suoi indirizzi e nell'amore alla Chiesa. Che la Chiesa che è formata da tutti i fedeli, avere un amore a tutti i membri della Chiesa, avere un grande amore e mostrare questo amore alla Chiesa proprio in un mondo che non crede più alla Chiesa, ad un mondo cristiano che tante volte dubita della Chiesa stessa, della bontà della Chiesa, perché nella Chiesa vede l'elemento umano e non vede l'elemento divino, cioè la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Cristo, non vede nella Chiesa la sposa del Signore e la nostra madre. Quarta fedeltà, fedeltà al rinnovamento per noi. Che ognuno rimanga fedele alla vocazione data. Per sua infinita misericordia, il Signore ci ha dato questo dono. Ed è bene che noi apprezziamo questo dono dello Spirito, il rinnovamento, e che noi tante volte banalizziamo, umanizziamo. Abbiamo parlato della fedeltà, fedeltà al battesimo, a Dio unitrino, fedeltà specifica al Vangelo, fedeltà alla Chiesa, fedeltà al rinnovamento. Siamo stati chiamati al rinnovamento, siamo stati chiamati al rinnovamento per grazia di Dio, e noi vogliamo vivere secondo questa grazia del rinnovamento, vivere da rinnovati
e vivere secondo la volontà di Dio oggi, perché il rinnovamento è un dono alla Chiesa e un dono al mondo. La fedeltà al rinnovamento comporta la fedeltà all'uomo. In un documento uscito un decennio, dove si parla della vita contemplativa e della vita attiva, il Papa parla di una fedeltà, la fedeltà all'uomo, fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo. Dobbiamo amare l'uomo, perché nell'uomo c'è l'immagine di Dio, perché l'uomo è chiamato, come ciascuno di noi, a possedere Dio, all'eredità eterna. E non possiamo mancare di fedeltà all'uomo di oggi, non all'uomo di ieri, all'uomo di oggi da salvare. Ed è pertanto questa fedeltà all'uomo che ci impegna a mostrare Cristo, a vivere secondo il Vangelo, ad essere norma di vita per gli altri e soprattutto a vivere la fedeltà all'amore. Fedeltà all'amore. È lo Spirito Santo che deve produrre in noi questa quadruplice o quintuplice fedeltà come frutto che noi dobbiamo presentare agli uomini. Parliamo di frutto dello Spirito Santo, cioè fedeltà come frutto. Non è la fedeltà come virtù, non è la fedeltà come norma di vita per noi, ma questa fedeltà a Dio, dono dello Spirito, questa fedeltà che diventa norma della vita, deve essere considerato un frutto che lo Spirito Santo deve maturare in noi perché gli uomini vengono alimentati di questo frutto, perché gli uomini siano richiamati alla fedeltà al Signore. Dio è fedele a noi, ma l'uomo non è fedele a Dio. Dio è fedele all'amore, ma noi non siamo fedeli all'amore. È lo Spirito Santo che deve produrre in ciascuno di noi, deve produrre nei nostri gruppi questa fedeltà agli impegni, questa fedeltà all'amore, questa fedeltà a Dio, perché gli uomini comprendano che soltanto nella fedeltà a Dio si può trovare la salvezza. Non posso dilungarmi perché c'è un altro frutto su cui noi dobbiamo fermarci più a lungo, ma vorrei ribadire questa fedeltà, perché noi ci diciamo fedeli, ma noi siamo gli infedeli, infedeli a Dio, infedeli a Cristo, infedeli alla Chiesa, infedeli al rinnovamento, infedeli all'uomo. Lo Spirito Santo questa mattina ci richiama la fedeltà, si deposita dentro di noi e faccia maturare il frutto della fedeltà, che poi è fede in Dio, che poi è fiducia in Dio, che poi è abbandono a Dio, che poi è accettazione di Dio nella nostra vita e invito fatto agli altri ad accettare Dio come verità, come amore, come norma di vita. Amen. L'ultimo frutto nell'elenco dei doni dello Spirito, dei frutti dello Spirito, è il dominio di sé.
è un frutto multiplo, tanto che nella Vulgata è diviso in tre frutti. Chiamiamo dominio di sé encrateia, il termine classico, che nella vecchia Vulgata viene tradotto castità. Nella nuova Vulgata viene tradotto continenza. Nel greco è così tradotto dalla CEI, dal testo originale, dominio di sé o autodominio. Papa Clemente, nella lettera scritta ai Corinzi, facendo l'elenco dei frutti, chiama temperanza. Noi scegliamo un termine più adatto, omnicomprensivo, e forse il migliore termine è continenza. Continenza sia in senso generico, sia in senso specifico. Cioè, il termine indica robustezza, forza, dominio, per cui bene ha tradotto la CEI dominio di sé. Ed è quella forza che produce lo spirito in noi di avere la padronanza sugli istinti umani, sugli istinti della carne, intesa questa carne nel senso paolino, cioè come ci sono i frutti della carne che appartengono a tutta la carne, a tutto l'uomo, così la continenza in senso generico è il dominio delle tre concupiscenze, degli istinti che procedono dalle tre concupiscenze, e cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Oggi l'uomo è sedotto, molto sedotto dagli istinti carnali, e molto sedotto dal denaro, dai beni della terra, dal possesso, e molto sedotto dal successo, dal posto, della fame nella vita. Sono le tre concupiscenze che procedono o vengono alimentate dal maligno e che sono le tre potenze mondane. Tutto ciò che nel mondo, dice bene Giovanni, è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, e tutto questo non viene da Dio. Viene da Dio invece il dominio, la padronanza che acquista l'uomo in forza dello spirito di contrastare gli istinti che vengono dalle tre concupiscenze e di essere perciò se stesso, di essere fedele a Dio, fedele a se stesso come cristiano. Vi dicevo che viene tradotto questo termine continenza in senso specifico come castità. Ed è bene che noi spendiamo una parola su questo frutto specifico che appartiene al dominio di sé, appartiene alla continenza, ma che specificatamente viene chiamata castità, viene chiamata purezza di vita. E ne parliamo perché oggi la castità non è più apprezzata come dono dello Spirito, fatto alla Chiesa, fatto ai cristiani, non viene apprezzata come legge di vita, come codice di vita nel mistico corpo del Signore. Ogni Stato
ha il suo codice di vita e bisogna vivere secondo questo codice. C'è un detto antico consacrato nel diritto romano dove è detto dum Rome Rome es, romano vivito more, e punto appartiene alle 12 tavole, un latino antico. Mentre sei a Roma devi vivere secondo la legge romana, secondo il costume romano. Se tu sei in uno stato, Italia, Francia, Russia, devi vivere secondo il codice di quella nazione. Ora il codice che vige nel mistico corpo di Cristo, dove il capo è Gesù, purissimo fiore nato da Maria, il frutto maturato nel grembo di Maria, dove c'è come anima lo Spirito Santo. E allora la castità diventa norma, è una norma del codice di vita nel mistico corpo di Cristo. A prescindere dallo stato in cui noi possiamo trovarci, è tenuto alla castità l'uomo coniugato, la donna coniugata. E c'è per questo il sacramento del matrimonio che legittima gli atti così sessuali, così di eleva e li rende atti sacramentali, perché viene celebrato nella carne l'amore, l'amore di Dio. Esiste una castità giovanile che bisogna conservare, esiste una castità vedovile che bisogna conservare, esiste una castità consacrata, il cui fiore più bello è la verginità dello spirito, la verginità del cuore e anche la verginità del corpo. Possiamo dire, anzi, cominciando da questa, che la verginità è del Padre. Il Padre nella verginità genera il Figlio senza corruzione. E il Figlio di Dio nasce sulla terra per il dono del Padre fatto a Maria. Maria è la creatura vergine scelta dal Padre, a cui il Padre consegna la sua verginità, perché anche sulla terra il Figlio di Dio, nella natura umana, venga generato nella verginità. Gesù si presenta come l'uomo vergine, nato da Maria Vergine, e invita tutti quelli che vogliono seguirlo più da vicino, invita al mantenimento della verginità, che è il profumo del cielo sceso sulla terra e che sarà la condizione della Chiesa e di noi tutti nella Patria Celeste. Gesù diceva: in cielo non ci si marita e non ci si ammoglia, ma tutti saremo come angeli di Dio. La verginità o purezza che è dono di Dio, che è carisma, che è un frutto infuso, come dicono bene i trattatisti, un frutto infuso dallo Spirito, secondo quanto è detto nel Vangelo. Diceva Gesù, dopo quel discorso tenuto sugli angeli, che tutti noi siamo in cielo, diceva: ci sono eunuchi
i quali sono nati così da madre natura. Ci sono eunuchi che tali sono stati fatti dagli uomini, ma ci sono eunuchi che sono rimasti così per volontà, perché lo hanno voluto per il dono di Dio, per il regno dei cieli. Chi può comprendere, comprenda. A nessuno può essere dato questo dono se non viene dall'alto. Ecco perché è un dono particolare di Dio. La verginità soprattutto quando è consacrata, la purezza dello spirito e del cuore quando è consacrata. Ma una volta che tutti siamo consacrati, unti nel battesimo, in certo qual modo, tutti dobbiamo vivere verginalmente, nello spirito, nel cuore e secondo il nostro stato nel corpo. Oggi la purezza, come è il termine più usuale, non è apprezzata dagli uomini. Il danno è questo nel mondo in cui viviamo. Oggi c'è il disprezzo per la purezza, per la castità. Gli uomini di questo mondo sorridono davanti a chi parla di castità, a chi parla di purezza, come se parlasse di utopia. Sorridono e schignazzano davanti a questo dono divino dato alla Chiesa e dato a coloro che sono fedeli alla Chiesa perché sono stati chiamati al Regno dei Cieli, dove la carne e il sangue non potranno entrare, perché la carne e il sangue non erediteranno il Regno di Dio, ma dove entra l'uomo spirituale, l'uomo virginale, l'uomo fatto di immagine e somiglianza di Cristo, lo sposo. Lo sposo è vergine, la sposa deve essere vergine, nella mente, nel cuore e per quanto è possibile, secondo il proprio stato, anche nel corpo, perché l'uomo è uno. San Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, fa coincidere la santità a cui tutti siamo chiamati, almeno la santità come inizio, come avvio, nella castità, nella purezza. Egli dice che dobbiamo conservarci puri, che dobbiamo coltivare la purezza del corpo, perché siete chiamati alla santità, cioè questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, la vostra santità. Cioè, due punti, che ognuno conservi puro il proprio corpo, per cui fa coincidere la chiamata alla santità, che è la volontà di Dio a nostro riguardo, una volta che noi siamo stati chiamati in Cristo ad essere santi e immacolati al suo cospetto, fa coincidere la chiamata alla santità con la chiamata alla purezza. Per cui questa è la santità, conservare ognuno intatto il proprio corpo. E al riguardo nessuno inganni il suo fratello con vani ragionamenti, con vane filosofie. E lo stesso ripete l'Apostolo agli Efesini, lo stesso ripete Giovanni nell'Apocalisse, cioè non ci dobbiamo ingannare gli uni gli altri a riguardo,
con vani ragionamenti, quasi che non sia questa la volontà di Dio, quasi che le esigenze umane debbano portare l'uomo su altra strada. Nessuno inganni il proprio fratello, perché Dio si vendicherà del fratello ingannatore. E porta qui tre motivi, e cioè un motivo teologico, un motivo cristologico e un motivo pneumatologico. Dobbiamo essere puri e santi nell'anima e nel corpo, perché noi siamo unti e consacrati a Dio. Siate santi voi che portate i vasi del Signore. Noi abbiamo un servizio santo, siamo sacerdoti del Dio Altissimo e dobbiamo servire Dio nella santità della vita, nella purezza della vita. Anche nella vecchia legge si esigevano così qualità di purezza per i sacerdoti. Nella nuova legge Gesù ha raccomandato la purezza agli apostoli, che tutti lasciarono quelle ammogliate, le proprie mogli, e gli altri non sposarono, e nella Chiesa, sotto la condotta dello Spirito, i vescovi non possono sposare, i sacerdoti nella Chiesa Latina non devono sposare per imitare Cristo. Comunque è messo in auge la castità, la purezza, la verginità. La Chiesa che sempre ha onorato la verginità, che ha istituito l'ordine delle vergini, i santi padri che hanno esaltato la verginità, perché tutti i grandi padri hanno un trattato sulla verginità. Ebbene, noi siamo consacrati a Dio per questo motivo teologico di consacrazione a Dio. Dobbiamo essere puri. Motivo cristologico, e sviluppate questo motivo nella lettera ai Corinzi. Chi si unisce a una prostituta forma un solo corpo. Chi si unisce a Cristo forma un solo corpo. Ora noi siamo uniti a Cristo, Cristo puro, e allora si esige da noi la purezza di Cristo. Per onore di Cristo, a cui siamo uniti, noi dobbiamo conservarci puri, per cui la castità, secondo lo stato in cui ci troviamo, è un'esigenza del cristiano, perché è membro di Cristo, è membro della Chiesa e forma con Cristo un solo corpo. Ed è per questo che Cristo lo nutre ogni giorno col suo corpo virginale, da avere il suo sangue immacolato per conservare la purezza della sposa, e ogni giorno purifica la sua Chiesa, purifica noi, perché vuole la sposa pura, santa e immacolata al suo cospetto, come detto nella lettera agli Efesini. C'è dunque un motivo cristologico che esige da noi la purezza, la castità, la verginità, secondo lo stato e le condizioni in cui ci troviamo. C'è un motivo pneumatologico. Voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito Santo puro abita in voi. Chi distrugge il Tempio di Dio, chi profana il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Parole tremende. Chi distrugge il Tempio di Dio, chi lo profana, Dio distruggerà lui. Perché Dio è geloso del suo Tempio. Lo Spirito Santo abita dentro di noi, vive dentro di noi. Come noi abbiamo riguardo all'altare,
dove si conserva l'Eucaristia, come trattiamo con riverenza una piscina dove si conserva l'ostia, il corpo del Signore, così dobbiamo noi conservare puro il Tempio nostro che è la Chiesa, il Tempio nostro che è come un sacrario, un altare, un ciborio, perché lo Spirito Santo è geloso di noi e vuole la purezza in ciascuno di noi. Ecco, per questi motivi noi dobbiamo reclamare per noi, per la Chiesa, per tutti gli uomini, per tutti quelli chiamati al cielo, la purezza come un'esigenza. In cielo si entra puri, si è purificati dalle fiamme o in questa vita nel purgatorio, perché in cielo la Chiesa vive in un altro stato, nello stato di purezza virginale. Lo Spirito Santo purifica col suo fuoco tutti quelli che devono entrare in cielo, perché la sposa deve essere immacolata, la sposa dell'agnello. Guardate in questo momento, capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse, quando la sposa scende dal cielo per il suo sposo, ornata di lino puro, bella, splendente. Siamo tutti noi purificati dallo Spirito nella patria celeste, ma questa purificazione incomincia qui, sulla terra. Dobbiamo coltivare la purezza, la castità, la verginità e avere la faccia tosta di impettare tutti, per dire a tutti il valore della purezza. Perché oggi il mondo ignora, vuole ignorare, sotto la tentazione del maligno, vuole ignorare il valore della purezza. Disprezza la purezza. Oggi il peccato viene messo sul piedistallo, oggi la carne viene adorata. E qui entriamo nel mistero del maligno. Dio ha salvato il mondo attraverso la carne. L'incarnazione del Verbo di Dio diventa il mistero di salvezza dell'uomo. E nella carne, attraverso la carne, che Dio salva l'uomo, redime l'uomo. Il maligno opera una controincarnazione. Quella carne santificata in Cristo, e attraverso Cristo ogni carne santificata, quella carne che in Cristo è pura e santa, e che deve essere pura e santa in quelli che sono in Cristo Gesù, quella carne viene assunta dal maligno come strumento di perdizione. E il maligno che, contrapponendosi a Cristo, che col mistero della sua incarnazione ha salvato il mondo, crea la controincarnazione, usa la carne per dannare l'uomo, per asservire l'uomo, avvilire l'uomo, distruggere l'uomo. Dice Paolo, parlando dei vizi della carne, che le civiltà passate sono state distrutte dal dire di Dio per le prostituzioni e per l'idolatria, i due vizi congiunti. Dove c'è idolatria, ivi c'è prostituzione, dove c'è prostituzione, ivi c'è idolatria. Per questo l'ira di Dio è venuta sulla terra e ha distrutto il genere umano. Il diluvio venne sulla terra perché ogni carne aveva corrotto la sua via, tutti erano corrotti, e venne l'acqua del diluvio. Sodoma e Gomorra e le altre tre città si erano corrotte, neanche 10 uomini si trovarono puri a Sodoma, tutti erano sodomiti.
Tutti i comorrani erano nel peccato. C'era la corruzione generale. L'ira di Dio scese e consumò le città. E così dice Paolo che l'ira di Dio scende sulle civiltà quando queste sono corrotte. Non è detto che l'ira di Dio non venga anche su questa generazione corrotta e perversa e non distrugga il male di questo mondo corrotto, di questo mondo che si è dato ad altri dei e ha corrotto la sua carne. Dobbiamo essere noi, messaggeri di salvezza. Dobbiamo essere noi oggi, nella fedeltà all'uomo e nella fedeltà al Vangelo e alla missione che ci è stata data di proclamare e di far gustare agli uomini il frutto dello Spirito, che è la castità e la purezza. Gli uomini sconoscono la bellezza, non conoscono il sapore di questo frutto, lo ignorano, non vogliono mangiare questo frutto, eppure è il frutto squisito dello Spirito. E dobbiamo essere noi a rivalutare con la parola, con l'esempio della vita, la bellezza del frutto della purezza, del frutto della castità. Dobbiamo avere il coraggio di predicare agli uomini che la corruzione non può salvare l'uomo, che la facilità dei costumi non è progresso ma è regresso, che l'uomo va verso la perdizione della propria civiltà perché avvilisce se stesso e oblitera davanti ai suoi occhi e distrugge in realtà l'immagine di Dio, l'opera di Dio. Dobbiamo essere noi a predicare ai nostri fratelli che è sulla via della purezza, dei costumi, nella rivalutazione della castità, nella rivalutazione della purezza, che l'uomo di oggi può trovare la via della salvezza. Guardate le leggi umane, ce ne sono tante, non possono così distruggere i vizi in questo mondo. Oggi c'è omosessualità, devianze morali a riguardo. Oggi c'è corruzione di ogni specie. Oggi si vuole distruggere il matrimonio creando convivenze. C'è un attacco frontale sotto la guida del nemico contro la purezza cristiana, perché il nemico sa che distruggendo l'integrità dell'uomo, distrugge l'uomo, egli che odia l'uomo. Dobbiamo essere noi a salvare l'uomo e a proclamare davanti a Dio che la castità è un valore, un grande valore da difendere, ma dobbiamo col nostro esempio di vita dar da mangiare agli uomini il frutto squisito della purezza. E gli uomini nel fondo del cuore sentono la nostalgia della purezza. Quanto più l'uomo si sente incapace di mantenersi puro in mezzo alla corruzione generale, apprezza chi si presenta col volto bello, col volto puro, con gli occhi luminosi, apprezza la castità in coloro che la praticano, anche se a parole disprezzano la castità, anche quando non l'accettano, non possono non ammirare la castità, la purezza che è virtù eminentemente cristiana. Che sì, troviamo qua e là in alcuni uomini, ma che come fenomeno di massa, come valore di massa, è proprio del cristianesimo. Dobbiamo rivalutare la castità, la purezza, difenderla e viverla. Fratelli e sorelle, e adesso una parola per il nostro gruppo, per il rinnovamento. Il rinnovamento è stato posto nella Chiesa dallo Spirito Santo
anche per richiamare l'uomo alla purezza della vita. Ed è un mandato che noi riceviamo dallo Spirito, e questo mandato dobbiamo assolverlo. Dobbiamo essere i propagatori di questa idea basilare, che l'uomo deve ritornare ad apprezzare la purezza e deve abolire tutte quelle vie perverse che portano alla degradazione dell'uomo. Dobbiamo noi dirlo questo nelle nostre conversazioni, ma dobbiamo noi praticarlo ogni giorno. Le nostre famiglie devono essere sacrario di purezza. Il matrimonio deve essere vissuto nella purezza da noi, non alla maniera degli uomini, ma alla maniera di Dio. Ci sono delle regole di purezza da osservare nel matrimonio. Noi non siamo come gli altri, diceva Tobia a Sara, noi siamo figli di santi, non possiamo vivere alla maniera dei pagani. Ora succede che anche noi viviamo alla maniera dei pagani. Certe idee sono entrate nella limitazione delle nascite, nell'indulgenza, nelle relazioni così matrimoniali, né chiudere un occhio, né sorridere. Siamo entrati in una mentalità, in un modo pagano di comportarci. Noi del rinnovamento nello spirito dobbiamo far valere questo valore, conservarlo nelle nostre famiglie, apertamente dichiararlo, in modo da mettere un argine a questa ondata di malessere che attraversa il mondo, il quale va verso la propria distruzione. Dobbiamo valorizzare la verginità. Oggi ci sono poche vocazioni allo stato virginale. La verginità non esercita un fascino come ne esercitava nei primi tempi della Chiesa. Quando Ambrogio a Milano parlava spesso di castità e di purezza, di consacrazione virginale, c'erano tante fanciulle che lo andavano a sentire, restavano così ammaliate dai discorsi di Ambrogio, tanto che le mamme italiane diedero l'allarme e non mandavano più le figlie a Milano, perché perdevano le figlie si velavano, entravano nei monasteri, facevano la vita virginale. Tanto era il fascino che suscitava Ambrogio con la sua predicazione. Oggi questo fascino noi non lo esercitiamo più. Oggi ci sentono le fanciulle, ma non si velano, non vanno a consacrarsi in un istituto religioso, perché la corruzione è entrata profondamente in questo mondo. Dobbiamo rivalutare la verginità. Se il Signore chiede anime consacrate alla verginità, ma quantomeno dobbiamo rivalutare la castità secondo l'ordine che vige in ogni stato di vita. La castità giovanile, la castità coniugale, la castità vedovile. Dove si manca soprattutto è la castità giovanile. Perché oggi facilmente i matrimoni si rompono? Bisogna andare a monte. I giovani non si conservano puri. Prima di arrivare al matrimonio hanno fatto la cavallina a destra e a sinistra. Poi accedono al matrimonio,
con una sola. E come si può fare? Viene la nostalgia dei bei tempi in cui si scorazzava. E per un motivo o per un altro prendono scusa per rompere il matrimonio. E così anche le donne che seguono gli uomini, e in questo non sono da meno. Oggi, dopo 3 mesi, dopo 1 anno, tanti matrimoni vanno in tilt, perché non si è conservata la purezza giovanile. Questo è il primo grande motivo. Senza contare per l'uomo che l'abuso sessuale produce impotenza. Oggi, nel mondo occidentale, così il 10% dei giovani sono impotenti, così risulta dalle statistiche. E allora, fratelli e sorelle, io concludo, ormai parlo da più di un'ora, concludo richiamando tutti, per quanto è possibile, anche di fronte alla nostra debolezza, richiamando tutti, soprattutto noi del rinnovamento, al culto della purezza e all'impegno che dobbiamo prendere davanti a Dio di rivalutare la purezza e di dare agli uomini il frutto divino di quest'albero dello Spirito. Nella Chiesa Santa di Dio, lo Spirito Santo ha maturato questo frutto, che è il frutto della vita. Perché la castità nasce dall'amore, e per l'amore di Dio che matura questo frutto, è il frutto dell'amore, è il frutto della carità. L'ultimo frutto, proprio la castità, si riannoda appunto alla carità, chiude la carità. La carità comporta come ultimo frutto che, diciamo, chiude la serie dei frutti, la castità. Castità e carità vanno di pari passo. Quanto più si ama Dio, tanto più si coltiva la castità. Quanto più si ama Cristo, tanto più si vuole essere vicini a Cristo. Quanto più si ama la Vergine, madre pura, madre delle Vergini, Virgo Virginum, tanto più noi siamo caste. La devozione mariana è venuta meno nelle ragazze di oggi, dalle statistiche, perché è venuta meno la castità. Le nostre ragazze non osano guardare a Maria, si vergognano di guardare Maria, abbassano gli occhi. Bisogna rivalutare così la devozione a Maria, Vergine delle Vergini, affidarci a Maria, guardare a Maria, perché Maria ci innamora della castità, ci innamora della purezza, perché Maria, in collaborazione con lo Spirito, ricrea in noi l'amore a quei valori basilari del cristianesimo. E uno dei valori basilari del cristianesimo è la castità. Diceva Gesù, non a tutti è dato di capire questo, ma soltanto a quelli ai quali Dio dà di comprendere. È difficile comprendere, è un dono di Dio comprendere questo, come anche un dono di Dio praticare la purezza. Salomone prega, e nella preghiera di Salomone è detto: siccome io mi sentivo non capace di mantenermi puro, ho chiesto al Signore che mi venisse data la purezza.
Salomone nella sua sapienza e nella sua esperienza capiva che se non venisse dall'alto questo dono, lui non poteva mantenersi puro. Dio diede il dono fino a un certo punto, poi lui dimenticò questo dono e qui o moglie e moglie non finite. E diventò idolatra perché man mano che ci si allontana dalla purezza che è proprio di Dio, si diventa idolatra. Oggi viviamo in un mondo sporco, in un mondo idolatra, in un mondo in cui l'idolatria, la prostituzione, la idolatria e l'immoralità vanno a braccetto. Noi cultori del vero Dio, noi messaggeri dello Spirito Santo, dobbiamo maturare in noi il frutto squisito della purezza. Dobbiamo maturarlo in noi e dobbiamo aiutare gli altri a maturare il medesimo spirito, il frutto della purezza, e dobbiamo tutti imbandire agli uomini, nostri fratelli, un canestro di frutti maturi, di fichi belli ed eccellenti, di cui parla il profeta, un bel canestro di fichi dolci, a cui tutti possono accedere, che tutti possono gustare la nostra purezza, la nostra castità, la nostra gioia, il nostro sorriso. Perché chi è puro ha gli occhi aperti, ha il viso leggiadro, perché chi è puro e luminoso mostrare agli uomini il volto luminoso di Cristo, il volto luminoso di Maria, il volto del cristiano, puro come Cristo, puro come Maria, il volto dell'uomo, quale sarà un giorno nella Patria Celeste, perché come dicevo Cristo, lì in Paradiso, tutti saremo come gli angeli di Dio e i puri, coloro che non sono macchiati, seguiranno l'agnello e canteranno un cantico nuovo che a nessuno è lecito di cantare se non a quelli che si sono mantenuti puri e seguono l'agnello dovunque va. Alleluia.